Questa storia ha inizio nel 2010, quando la Regione Lombardia diede vita a un progetto molto ambizioso, giovandosi anche di un finanziamento di carattere nazionale. Questo progetto, in vista dell'Expo, si proponeva di dotare sostanzialmente la regione di una cinquantina di ostelli. La situazione fino allora era la seguente: esistevano in Lombardia 18 ostelli riconosciuti e altri stavano allora nascendo, o comunque si proponevano un salto di qualità per ristrutturarsi e adeguarsi da un punto di vista funzionale. Il comune di Saronno decise di accogliere questa possibilità e di partecipare al bando che allora era uscito, proponendosi di ristrutturare un edificio del suo patrimonio e in particolare una palazzina del complesso Haller di via San Pietro. Palazzina a quel punto lasciata dai residenti, quindi resasi disponibile e quindi in attesa di una destinazione. Il comune quindi partecipò a questo bando e ottenne un finanziamento cospicuo di circa 400.000 euro, ai quali dovette aggiungere come forma di cofinanziamento una cifra pari sostanzialmente alla metà. Quindi si rese disponibile un gruzzolo di circa 600-700.000 euro per avviare una completa ristrutturazione di questo edificio. Si tratta di un edificio su tre piani fuori terra, piano terra, primo e secondo piano, allora destinato ad appartamenti, che è stato completamente ristrutturato, mantenendo sostanzialmente una tipologia di carattere residenziale, perché comunque di residenza, di camere, di servizi igienici si tratta, ma con una destinazione del tutto diversa, cioè quella di dare vita ad una struttura ricettiva a basso costo, sostenibile, dai costi sostenibili, come si direbbe adesso, per far fronte ad una serie di esigenze che fino allora la città non riusciva a soddisfare. L'ostello sostanzialmente non è altro che una struttura alberghiera a basso costo, ha abbandonato in qualche modo l'antica originaria destinazione di ostello della gioventù. Ormai è semplicemente un albergo accessibile a tutti, che se vogliamo può inserirsi nella categoria low cost, che ormai è battuta da tanti altri settori commerciali. Il comune di Saronno decise quindi di accogliere questa sfida, di partecipare al bando emesso dalla Regione Lombardia, presentando il proprio progetto di ristrutturazione di via San Pietro. Il progetto venne accolto, entrò in quella schiera di 36 progetti, se non sbaglio, che vennero accolti dalla Regione, quindi anche molti di più di quelli che erano stati preventivati, tant'è che fu necessario ampliare il finanziamento previsto inizialmente. Quindi il Comune presentò il suo progetto, il progetto venne accolto, venne destinata questa cifra al Comune con l'obbligo di partecipare con un cofinanziamento da parte sua e quindi vennero iniziati i lavori. Eravamo sostanzialmente a questo punto nel 2011. Da allora iniziò il cantiere che si è terminato con la consegna alla proprietà dell'edificio ristrutturato nel maggio, fine maggio, inizio giugno di quest'anno. Cosa fece il Comune dopo aver ottenuto i soldi e aver avviato i lavori? Iniziò una procedura per cercarsi un gestore, un soggetto gestore
competente, diciamo, esperto del ramo, come si dice, in grado di far funzionare al meglio questa struttura sulla base di un programma e su una base di obiettivi e intendimenti del comune stesso. Quindi il comune di Saronno pubblicò un bando, una gara, come si dice, una gara d'appalto, chiedendo sostanzialmente ai concorrenti la presentazione di un progetto di gestione, oltre che di un bilancio economico, di un'offerta economica per il funzionamento. A questo bando di gara noi partecipammo, dico noi, perché si tratta di due soggetti che oggi noi qui rappresentiamo: da una parte la cooperativa sociale Meta di Monza e dall'altra parte Turismo Giovanile di Menaggio. Due soggetti che entrambi già si occupavano della gestione di ostelli, noi in particolare a Monza nel Parco di Monza, Turismo Giovanile a Menaggio con l'ostello ostello di Menaggio. Ostelli ormai di una certa tradizione, quello di Monza fondato nel 2000, quello di Menaggio invece ha una storia molto più antica, anche se poi dopo rivitalizzata e proposta in anni più recenti. Quindi noi demmo vita a un'associazione di impresa, partecipammo alla gara e fummo prescelti. Il bando cosa diceva? Diceva: vogliamo creare a Saronno un ostello, vogliamo creare quindi una struttura ricettiva, come si diceva prima, a costi accessibili, aperta soprattutto ai giovani, al turismo sociale in particolare, al turismo scolastico, al turismo sportivo, ma nello stesso tempo vogliamo creare nella città un punto di riferimento che non sia semplicemente un albergo, ma un luogo, una struttura che in qualche modo partecipi all'animazione della vita sociale e culturale della città, in particolare rivolta ai giovani. Noi quindi presentammo un progetto che cercava di aderire a questa intenzione e fummo prescelti. Quindi abbiamo partecipato sostanzialmente seguendo, affiancando l'amministrazione nei lavori di ristrutturazione, cercando di essere consapevoli di come la struttura veniva costituita, e dall'inizio di giugno abbiamo avviato la gestione. L'abbiamo avviata in una forma allora, diciamo, sommessa, discreta. Volevamo concederci un mese, due mesi di rodaggio per avviare nella migliore qualità la nostra gestione. Questi due mesi hanno dato un risultato positivo, ci hanno fatto fare anche delle scoperte interessanti sul bisogno di un ostello che questo territorio ha, e quindi adesso ci accingiamo all'inaugurazione ufficiale, potendo in qualche modo pensare che la scommessa dell'esistenza di un ostello ben funzionante non possiamo dire di certo che ancora vinta, è sicuramente ben avviata. Noi abbiamo avuto in questi due mesi, non conosciuti, non pubblicizzati, non promossi, comunque una partecipazione discreta di utenti che ci fa ben sperare. Ecco, l'ostello di Saronno è l'unione di due esperienze, come diceva Maurizio Corti prima, ovvero l'esperienza di un ostello a vocazione soprattutto sociale educativa, che è l'ostello Costa Alta nel Parco di Monza, e un ostello tra i più vecchi della Lombardia, perché esiste dal 69, a vocazione esclusivamente turistica, che è l'ostello di Menaggio. Abbiamo fatto un po' una scommessa perché Saronno, secondo noi, deve avere entrambe queste vocazioni, cioè un po' di turismo o di passaggio o di visita a Saronno
che comunque c'è, data la posizione strategica di Saronno, vicina all'aeroporto, ai laghi, a Milano, turismo di lavoro legato soprattutto all'Expo o a tutte le imprese della zona, e in qualche modo un utilizzo sociale offerto per esempio ai lavoratori che vengono per una settimana o cose del genere, piuttosto che essere al servizio della città, per esempio per le associazioni di Saronno, con due tipi di servizio: uno soprattutto per le associazioni ad esempio sportive, quando hanno gruppi in visita, per cui essere in grado di accoglierlo, e fino adesso hanno trovato solo la possibilità di essere accolti in albergo, ovviamente a tariffe più alte. Turismo religioso, perché c'è il santuario, e anche un utilizzo che noi ci speriamo possa avvenire, che è quello per gli studenti, sia studenti eventualmente della LIUC di Castellanza o anche studenti di Bovisa Politecnico, vista la vicinanza di Saronno alla stazione di Bovisa. E per questo abbiamo anche previsto delle tariffe settimanali particolarmente convenienti. Per esempio, si può spendere per stare dal lunedì al venerdì 64 euro per un posto in dormitorio, che è assolutamente una tariffa accessibile. Ulteriore scopo sociale, o direi a servizio della città, è che offriamo un luogo di riunioni serale, a partire di solito dalle 5 di sera, per le associazioni, con anche la possibilità di avere un mini circolo con bar. Noi abbiamo aperto il 17 giugno, l'apertura ufficiale sarà il 26 settembre alle ore 18, interverranno sia le autorità cittadine, ma sono assolutamente tutti invitati, ci sarà tra l'altro un rinfresco offerto dallo IAL Lombardia, fatto in collaborazione con gli allievi, e avremo anche musica di un fisarmonicista, Roberto Carlotti, che tra l'altro suona anche, o ha suonato con Van de Sfros, se non sbaglio. Aperto assolutamente a tutta la cittadinanza. Comunque abbiamo fatto, direi, questa preapertura per renderci un pochino conto di quale fossero l'utenza, e in questo caso ovviamente, essendo aperti in estate, ci aspettavamo soprattutto un'utenza turistica, che devo dire c'è stata intanto un'utenza inaspettata, che è stata quella di turisti, famiglie soprattutto in automobile del nord Europa, con destinazioni che potessero essere i traghetti per la Grecia, per la Corsica o il sud Italia, che si fermavano qui per via della vicinanza all'autostrada, e abbiamo avuto una buona risposta, anzi direi che sono stati loro a trovare noi, perché per noi è stata un'utenza inaspettata, però ottima, perché è antitetica all'utenza sociale che invece in estate non c'è. Cioè, noi ci aspettavamo uno ostello vuoto, invece non è stato vuoto. Un'altra utenza interessante è stata soprattutto giovanile, per gli utenti di Malpensa, per cui aerei presto o aerei tardi alla sera. Ha avuto una buona risposta. Adesso sta essendoci un cambio di questa utenza, perché in effetti quella turistica estiva delle famiglie nord europee è completamente cessata. Malpensa ovviamente dura ancora, sta arrivando un pochino di turismo di lavoro, però deve essere turismo di lavoro low cost, e per esempio abbiamo avuto allestitori delle fiere di Milano, e inizia ad arrivare qualche studente e qualche lavoratore. Ovviamente la città di Saronno non ha ancora esplicato il suo potenziale, perché l'abbiamo pubblicizzato pochissimo. Avremo presto l'insegna, la segnaletica direzionale, questa inaugurazione, le associazioni sapranno che potranno utilizzarci, abbiamo già avuto un paio di gruppi sportivi che saranno per noi una grandissima utenza, per cui noi siamo molto ottimisti sul futuro dell'ostello, perché secondo noi è un servizio necessario per la città di Saronno. Beh, noi ci siamo fatti una convinzione nel nostro lavoro fatto nelle nostre storie rispettive, e cioè che un ostello sostanzialmente sta bene in qualsiasi centro urbano
di almeno medie dimensioni. Sta bene cosa vuol dire? Sta bene, vuol dire che da un punto di vista commerciale trova una utenza sicuramente che in qualche modo lo aspetta. Per una utenza che è composta, come diceva Fabio Usenda poco fa, da una gamma molto variegata di tipologie, di vario genere e natura, tant'è che, come appunto dicevamo, ci sono gli ostelli che addirittura prediligono alcune di queste tipologie piuttosto che altre. Come dicevamo prima, l'ostello di Menaggio è un ostello a vocazione turistica, è sul lago, è frequentato in grandissima totalità, in grandissima parte da stranieri europei ed extraeuropei. L'ostello di Costa Alta invece è molto più legato ai bisogni del territorio circostante, ai bisogni della città, ai bisogni del parco, dei visitatori del parco nello specifico. Come si diceva, l'ostello di Saronno invece queste vocazioni le vuole assumere entrambe, cioè quella di un ostello per i forestieri di passaggio, diciamo così, gente che va e gente che viene, ma che ha con il territorio un rapporto effimero, ma anche quello invece dell'ostello che risponde ai bisogni del territorio. Quindi l'elenco è già stato fatto, ma noi vorremmo che questo ostello diventi facilmente, rapidamente un riferimento per i saronnesi che hanno un amico in visita, per le famiglie di Saronno che hanno i parenti da in visita, da ospitare, per i ragazzi di Saronno che hanno l'amico che viene a trovarlo e che si trattiene, per le scuole che, come si diceva prima, sviluppano per esempio gemellaggi con altri istituti che ospitano gruppi affini e via di questo passo. Questo è una componente fondamentale del nostro lavoro, e ci sembra che la vocazione che si combini per Saronno sia proprio questa, una che è richiamata, come si diceva, dalla vicinanza con l'aeroporto, con Milano, Varese, i laghi e i flussi turistici implicati, e l'altra invece che è invece richiamata dalla laboriosità e dalla molteplici attività di cui Saronno in qualche modo è protagonista, Saronno e la sua gente. Questo è la risposta che noi cercheremo di dare all'intenzione manifestata dal Comune nel suo bando. Questa risposta ai bisogni può arrivare anche ad essere risorsa per situazioni anche di necessità. Molti ostelli e anche i nostri, il nostro a Monza in particolare, ovviamente per quello che si diceva, quello di Menaggio molto meno, sono anche risorse a disposizione delle amministrazioni o delle istituzioni sociali o dei servizi sociali della città, per esempio anche per situazioni di provvisorie, temporanee di emergenza che riguardano il territorio medesimo. Noi spesso ospitiamo persone temporaneamente senza alloggio sotto le cure dell'amministrazione comunale, famiglie temporaneamente senza alloggio, per cui l'ostello può diventare anche questo, cioè una risposta temporanea, naturalmente, perché non può essere una soluzione permanente, per soluzioni sociali di emergenza nate dal territorio che richiedono da un momento all'altro una soluzione, salvo poi prendere le strade dovute come soluzione appunto più definitiva di quanto non possiamo essere noi. Bene, adesso andiamo a fare un giro dell'ostello. Eccoci, siamo di fronte alla palazzina dell'ostello. A noi piace moltissimo sia questo rosso, e l'abbiamo addirittura ripreso nel nostro marchio.
qui abbiamo anche una parte esterna che tra l'altro in estate avrà tavoli e ombrelloni e sarà anche a disposizione di nuovo delle associazioni e anche dei giovani che ci vorranno frequentare. Adesso andiamo a visitare l'interno dell'ostello. Eccoci, questa è la sala comune che funziona sia da sala per prima colazione o sala da pranzo o sala riunioni per, anche per le associazioni. Ha uno schermo 50 pollici che può essere usato anche per presentazioni, proiettare video, eccetera. Questa è la cucina, come vedete è una cucina ben attrezzata che è a disposizione degli ospiti per cucinare le proprie cose. Questa è la reception e dove si viene accolti quando si arriva. E così. Di solito la reception apre alle 5 di sera, però naturalmente in ostello una volta che si è fatto il check-in si può entrare quando si vuole. Questo è un dormitorio, come vedete è molto ampio, direi che di spazi ce ne sono a sufficienza e come tutte le stanze è dotato di bagno e il bagno proprio per non avere delle code eccessive è previsto ad uso comune, per cui in pratica quattro persone contemporaneamente possono lavarsi o fare la doccia o usare il lavandino. Bene, questa è una stanza privata con bagno che può andare bene sia per famiglie sia per un gruppo di quattro amici o anche per una coppia, perché l'affittiamo anche ad uso doppio. Semplicemente i due letti a castello si possono unire e ne viene un letto matrimoniale. Benissimo, speriamo di avervi spiegato bene e presentato bene l'ostello di Saronno e vi aspettiamo volentieri qua. Sì, salve, siamo due ragazze che veniamo da Roma. Abbiamo partecipato a una fiera a Milano, fiera RO, il MICAM di Milano, e abbiamo conosciuto questo ostello attraverso internet, attraverso diciamo anche i giudizi della gente. Abbiamo notato insomma chi c'era stato, che era un ottimo ostello, e abbiamo provato. Ci è piaciuto, effettivamente molto pulito, le camere insomma sono giuste, il bagno molto pulito, e ci siamo trovate benissimo. La qualità, diciamo qualità prezzo eccellente. abbiamo speso pochissimo, personale gentilissimo, no, ci siamo trovate veramente bene. Anche per gli orari, insomma, collegato benissimo con Milano centro. Infatti sì, ecco, bravissima, perché ci sono anche ecco, con il treno, siamo riusciti ad arrivare a Cadorna, da lì la metropolitana, abbiamo visto Milano, quindi ci siamo trovate benissimo, non possiamo dire altro. Le domande che vi faccio, Saronno non l'avete vista? Saronno l'abbiamo vista, molto, domenica, la prima volta che siamo venute, sì, è carinissima, proprio... bello, giudizio positivo. Pensavamo anche sì di ritornare sicuramente. Sì. Benissimo, qui abbiamo Lea, una ragazza americana che è appena arrivata, e vogliamo chiederle perché ha scelto l'ostello di Saronno. Lea, why did you choose the Saronno hostel? It had amazing reviews online and also it's really close to the airport and I have an early flight tomorrow. Perché ha ottime recensioni online e lei ha un volo molto presto domani mattina. Where do you come from? Da dove vieni? New York City. Viene dalla città di New York.
Ok, chiediamo se ha già dei commenti da fare sull'ostello. Do you have any comments about the hostel? I do. It's incredibly clean. The room is lovely up on the second floor and it's overlooking a little yard. It's very nice, not on the street. Dice che è già stata in stanza, che il bagno è molto pulito e che si trova molto bene in questa struttura così moderna. Do you see that we have also our kitchen? Oh no, but I'm very excited and I'll use it for dinner tonight. Ok, le ho detto che abbiamo la cucina che la può, e lei sarà molto contenta di utilizzarla per la cena.